Ciao a tutti, sono Roberto Parro e mi occupo di formazione tecnico-commerciale presso l'Energy. Oggi parliamo di una lampada di emergenza che praticamente c'è, ma non si vede. NanoLED. È unica nel suo genere, con soli 3 cm di diametro e 1 mm di spessore. Tra poco vi darò tutti i dettagli. È sicuramente una lampada minimalista, pratica, funzionale, perfetta per ambienti dove c'è la necessità di illuminare, ma con discrezione. La risposta più veloce a chi non vuole la classica lampada di emergenza. Per quanto riguarda i contesti in cui viene utilizzata, di sicuro c'è quello civile, viste le sue caratteristiche di design. Ma facendo forza sulla sua efficienza, può essere installata anche in ambulatori medici o in strutture ricettive come hotel. In generale, in tutti gli ambienti del terziario. Ad esempio, è particolarmente indicata nei relamping. Piuttosto che ricorrere ai classici kit da applicare ai panel LED, è molto più semplice affiancare nel soffitto l'installazione di un nano LED, lasciando l'illuminazione ordinaria indipendente. In questo modo si evita di intaccare certificazioni, garanzie e il costo installativo è addirittura più conveniente. Ultima chicca su questo prodotto: non necessita di alcun tipo di manutenzione. Bene, adesso apriamo la scatola. Etichetta identificativa del prodotto. All'interno troveremo il driver con l'elettronica, il cavo per il cablaggio, batteria, la parte spot a LED da collegare e le istruzioni per il montaggio. Come potete vedere è molto piccola, ma anche molto incisiva. Pensate che arriva a coprire un'area di quasi 30 metri quadri a 3 metri di altezza di installazione. Ci basterà collegare il prodotto alla rete, infilare l'elettronica e la batteria nel foro nel controsoffitto ed il gioco è fatto. Un altro dato interessante è la durata. L'autonomia garantita dopo una ricarica completa di 12 ore è di ben 3 ore e l'aspettativa di vita della sorgente LED è di ben 50.000 ore di funzionamento. Ed ora una piccola simulazione pratica dell'installazione del nostro nano LED. Ci servirà solo una fresa del 30 e un semplice cacciavite. Dopo aver cablato la parte LED al driver e la parte batteria, procederemo collegando alla rete il driver. Questo è il foro effettuato con la fresa, supponiamo sia il nostro controsoffitto. Inseriamo prima il driver, poi la batteria ed infine chiudiamo con il nostro nano LED. Per maggiori dettagli digitate nano LED nella barra di ricerca del nostro sito web o cliccate sul link nella descrizione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi ai nostri canali per restare aggiornati sulle novità del mondo Linergy.